riorganizzare il partito, costruire una prospettiva di sviluppo per il territorio e affrontare in modo nuovo gli appuntamenti elettorali per il Comune di Arezzo e la Regione Toscana. È con questi obiettivi che Francesco Ruscelli ha presentato la nuova segreteria provinciale del PD e il programma di lavoro. La segreteria provinciale ha una composizione variegata con molte donne, molte amministratrici, sindache e persone che hanno comprovata esperienza, ma anche persone che esprimono rinnovamento. L'obiettivo è quello di creare un amalgama fatto di nuova vitalità e di esperienza che ci aiuti a ricostruire una visione nuova della città di Arezzo e della provincia attraverso una strutturazione dell'ascolto con tutte le categorie economiche in prospettiva della convention programmatica che faremo a marzo. Siamo concentrati in questo momento negli appuntamenti elettorali imminenti che abbiamo, elezioni amministrative ad Arezzo ed elezioni regionali nel 2020. Sono infatti sempre più vicini i prossimi appuntamenti elettorali e se da un lato per la regione il nome c'è già ed è quello di Eugenio Giani, resta ancora un'incognita quello per le amministrative 2020. Tra alcune settimane arriveranno anche il nome della candidatura a sindaco per la città di Arezzo. Stiamo lavorando a costruire un'alleanza larga, ampia, variegata, politica e civica che condivida una comune idea della città, una nuova visione in previsione degli anni venti che inizino, che ci dica come provare a immaginare la città nel 2030, quindi non oggi nel 2020 ma tra 10 anni come la vorremmo, e una volta sviluppato questo progetto la candidatura a sindaco la perfezionerà, la integrerà, la personalizzerà. Il nostro obiettivo è riconquistare il Comune di Arezzo, andare oltre gli anni del superficialità, un po' cinerei e un po' diciamo inadeguati della giunta Ghinelli, per ridare una guida autorevole a questa città. Il identikit della candidatura a sindaco emergerà da una campagna di ascolto fittissima che abbiamo iniziato e stiamo per concludere con tutti gli stakeholder a livello locale, portatori di interessi, categorie economiche, portatori di interesse del mondo sindacale, del terzo settore, al termine del quale avremo l'identikit chiaro della candidatura a sindaco e cercheremo di dare a questo identikit anche il nome.